stata la difesa del suolo della provincia, ha dato dei risultati importanti portando a termine anche lavori che erano, servivano e serviranno per mettere in sicurezza una delle zone più importanti del nostro territorio, che è la politica della Val di Chiana. Sono due interventi importanti nel fiume Est, sia quello di Cortona che quello di Foiano, che avevano bisogno anche a causa di, diciamo così, di infiltrazioni legate anche alla presenza di animali quali le nutrie, ma non solo. Insomma, aver lavorato in questi fiumi significa dare sicurezza ai territori che vi stanno intorno. Ecco, la difesa del suolo adesso come verrà riorganizzata, visto anche il riordino delle province? Al 1° gennaio è previsto il passaggio sotto le dipendenze della Regione Toscana. E questo cosa comporterà all'atto pratico? All'atto pratico niente, nel senso credo che rimarranno qui nel territorio la struttura tecnica. Per quanto riguarda ovviamente la parte politica, il controllo politico, sarà Firenze. Assolutamente bene, assolutamente soddisfatti, è un intervento importante di oltre 2 km e 150 metri circa, un investimento superiore a 2 milioni di euro, è un consolidamento dell'argine, quindi in una zona importantissima del nostro comune che vede insediati attività commerciali, produttive, artigianali, assolutamente importanti in un momento di difficoltà, visto la criticità meteo con questi momenti di acqua, quindi è bene prevenire, anche se visto quello che si verifica, insomma, un po' di preoccupazione c'è sempre, ma l'intervento assolutamente straordinario. Vorrei far presente la relazione al comune e la provincia, i tecnici della provincia che sono stati veramente bravi. È anche una bellissima soddisfazione vedere che sopra l'argine del fiume tante persone la utilizzano sia in bicicletta sia a piedi, e quindi è veramente un intervento che anche da un punto di vista ambientale è veramente interessante. Quindi non soltanto un leggero adeguamento della sezione idraulica, ma il finanziamento verteva più che altro nel consolidamento arginale. Stiamo parlando di corsi d'acqua arginati, quindi pensili, se vogliamo, rispetto al piano di campagna, quindi particolarmente pericolosi in caso di rottura. Quindi bisognava scongiurare la rottura. Per scongiurare la rottura occorre un consolidamento, un ingrosso, e laddove questo diventava relativamente difficoltoso, l'inserimento di alcune tecniche di iniezione tipo jet grouting, cioè la realizzazione di un diaframma interno che in qualche modo impedisce, allunga, diciamo, le linee di filtrazione, quindi impedisce la rottura per sifonamento e per stiancamento. Sono stati interessati i fiumi, diciamo, i corsi d'acqua pensili più pericolosi, diciamo, della Val di Chiana, Senezia Aretina, perché sono prospicenti gli abitanti. In provincia d'Arezzo abbiamo detto Cortone e Foiano, in provincia di Siena Sinalunga con il Foenna, il Salalto e il Salchetto, e Montallese in comune di Chiusi con il Parcio. Complessivamente erano circa 9 milioni di euro. Attualmente è in corso, diciamo, se sono in corso ancora i lavori sul torrente Parce. Sono sempre lavori complessi, perché si va poi in alcuni casi a interferire con il vincolo archeologico, quindi specialmente i fondi chiusi, che sono cose che sembrano banali, ma anche solamente per fare un esproprio, per allargare un argine esistente, comporta un notevole impegno dal punto di vista amministrativo, di autorizzativo, eccetera, specialmente dove si interferisce con le autostrade, con le ferrovie direttissime, eccetera, che hanno dei vincoli consistenti, notevoli, nella loro fascia di rispetto.